È uno schifo, ragazzi. È uno schifo. È uno schifo. Mi sono dimenticato pure di fare il saluto. Sera buona, ragazzi. Voi in questo nuovo video vi devo dire cose molto importanti in questo video. La prima sarà uno sfogo. La seconda sarà un'analisi sulla partita. E dirò dopo riguardo la partita qualcosina. Aspettate, aspettate. Aspetta, tra un attimo la telecamera a posto. Se non cade, prima di chiudere il video, guardatelo. E prima di scrivere i commenti, domande stupide, guardate il video. Ora inizierò con lo sfogo, perché è uno schifo, per diversi motivi, è uno schifo. Ma com'è possibile che Sky propone dei servizi di merda, non voglio fargli pubblicità che siano positive o negative, ma è uno sfogo personale, è una semplice argomentazione personale che sto facendo. Sky fa dei servizi orribili, prezzi alti, alti, DAZN che non si vede niente, si blocca sempre, Negli ultimi 5 minuti non sono riuscito a vedere che si bloccava sempre e non mi faceva neanche disdire. Ho creato un account così su due piedi e non potevo neanche disdire. Ma stiamo scherzando? C'è un servizio che ha milioni di download, 10 milioni di download, fa si struzzate. Cioè, ma stiamo guaiati, stiamo guaiati. Ma siamo seri? Siamo seri? Siamo seri? No, 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 voglio sapere, siamo seri. Siamo nella realtà. Cioè, non riesco a concepire questa cosa. Poi il wifi non... Oggi è andato a puttane. Il mio wifi si è andato in Nuova Zelanda. Cioè, invece di ricevere a me, ha ricevuto in Samoa, in Vanuatu, fammi capire. Non c'è stato proprio. Ho dovuto usare la rete dati. E io non vado a impazzire a usare la rete dati in casa, perché in casa devo usare il wifi. La rete dati la devo usare fuori, dalla mia house, dalla mia home. Oh, e il primo tempo non sono riuscito a vedere che nemmeno mettendo quei siti, quegli strani marchingegni del web, non voglio pubblicizzare, altrimenti rischio che possono togliermi il video. Quei siti che sono sempre state la mia arma in più, la mia alternativa, non hanno mai funzionato. Cioè, non hanno funzionato oggi. Ho fatto in tutti i modi della partita, quei siti di merda, DAZN che col wifi non si scaricava proprio, ci metteva 70 anni. Ora ci ho messo un colpo telefono e sono riuscito a vedere solo il secondo tempo, quindi... Mi sto un po' sfogando, sono proprio arrabbiatissimo. Sono arrabbiatissimo, non so, sto anche parlando una merda. Non ho neanche parlato il discorso. La sto elaborando malissimo. Se avessi detto queste parole, anzi, se l'avessi scritto queste parole in compito in classe, avrei preso 3, 3, 3. No, anzi, neanche uno, 1,5, 1,5. Fa capire. Poi dicono che della Lega Serie A che la pirateria uccide il calcio. Sì, la pirateria uccide il calcio, ma non quella che intendete voi, un'altra pirateria, ed è la vostra. La vostra è di Sky, quella è pirateria. Perché con dei prezzi orribili, servizi di merda, state uccidendo il calcio, state rovinando questo sport e la passione. Perché è una passione seguire il calcio, ora state rovinando non quei siti. Perché devo ringraziare quei siti che ci fanno vedere la partita gratis. Perché quello scempio che mostrate voi. Non ve lo meritate. Io no. Ora che tutte quelle cose illegali, PTV, non si possono vedere più per il momento. Non mi abbono al vostro servizio, non mi abbono. DAZN perché si può fare un mese di prova, ma il vostro non mi abbono. Non mi abbonerò. Non mi abbono, è brutto, è cacofonico. Però non mi abbonerò perché è una dignità da mantenere. Ho il mio orgoglio. Non voglio mostrare la mia dipendenza verso di voi. Io ho una dignità da mantenere. Ho dei principi che devo rispettare. Comunque, non ho sto sfogo da mezzo, che sono veramente incazzata. Mi è andata una merda. Ieri già per motivi personali è una merda. Figuriamoci oggi, guarda la partita, mi ha fatto un tussucà, mi ha fatto il tuo cazzo, mi ha fatto il tuo culo, mi ha fatto il tuo stomaco. Comunque, per quanto riguarda il post partita, farò solo il post partita il secondo tempo, perché il primo tempo non l'ho visto per i motivi che ho elencato ora. Allora, diciamo che il Napoli non ha giocato male nel secondo tempo, anche se ha dato troppe occasioni a Lecce, e queste cose non le voglio vedere, perché mi ricordano le cose dell'anno scorso. E soprattutto i secondi tempi di Sarri, dove gestivamo la partita e concedevamo sempre l'avversario. Invece, queste cose non le voglio vedere. Pure l'anno scorso con Ancelotti, il Napoli segnava e poi si chiudeva e faceva giocare l'avversario. Mi ricordo con lo Zurigo, con Salisburgo, sempre, sempre, sempre succede, succede sempre. I primi gol non li ho visti perché per motivi che ho detto e non sono riuscito neanche a vedere i replay, quindi... Parla ma fa. Ho visto dal secondo tempo in poi fino al 90esimo.
Il gol di Fabio Ruiz è bello. Il Lecce si è difeso una merda in quell'occasione. Insigne, se non sbaglio, è stato dato un bel lancio. Per Fabio Ruiz, che a rientrare con sinistra, ha fatto una bella conclusione all'incrocio. Veramente molto bella. Gabriel non ci poteva arrivare tantissimo, la conclusione era imparabile. Poi è scesa la palla. Non era un'altezza costante. Cioè, è scesa la palla nel momento in cui ha calciato. Quando stava volando verso la porta, la palla già è scesa. E il portiere non aveva previsto. Poi Lecce riesce a trovare il 3-1 con un calcio di rigore trasformato da Mancosu. Il fallo è Ospina. 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 Ma sei un coglione. Sei un coglione. Sei un demente. Sei un demente. Sei un goblin. Sei un depensante. Ti sei depensato? Cioè, che droga hai assunto? Come puoi fare un fallo del genere da ingenuo? Da ragazzino di 18 anni che esordisce in Serie B si fanno questi falli. Non tu che c'hai 30 anni, 31, quanti ne hai? Hai fatto una bellissima parata sul tiro di Maier. Di Maier, proprio bello Union. Ma tu non puoi fare falli del genere. Non puoi fare falli del genere. Chi ha subito il fallo? Sbaglio Farias. Cioè, ma usa le mani. Fai qualcosa. Oppure la paravi e lasciavi in coccio d'angolo. No, tu invece sei uscito come un coglione. Sei andato in ritardo sull'attaccante del Lecce, che era in vantaggio, e tu come sole fallo. Cioè, hai ostruito, l'hai toccato e lui ha saltato per evitare che si facesse male. Hai fatto un fallo inutile, avevo subito un gol inutile. Il rigore ci sta assolutamente. Il rigore di Insigne non lo so perché, non avendo visto il primo tempo, non posso giudicare, non ho visto neanche l'occasione, quindi non posso parlare, non mi posso esporre in merito. Mentre il gol di quarto gol del Napoli era per opera di Llorente, che c'era il dubbio se era regolare o no, però Stefano Burghi, top, ha detto che è stato Ben Sarr a far rimanere in gioco. Perché lo Lozano cerca la conclusione, Gabriel la respinge, Llorente sulla ribattuta, la butta in rete e fa doppietta. Mi fa piacere che Llorente sta giocando bene. Sta pian piano assimilando insieme per Ancelotti, sta diventando sempre più decisivo. Diciamo che si sta dimostrando una buona alternativa per Milik. Non dico che è più forte di Milik, deve diventare titolare, ma in questo momento Llorente è considerata la condizione precaria di Milik. Il rendimento non eccezionale. Merita la maglia titolare. Contro il Cagliari, per me, devono giocare lui e Mertens titolari. Fare riposare Insigne in panchina e mettere Lozano, Mertens e Llorente. Lozano un po' più arretrato, Mertens seconda punta e Llorente prima punta. E Callejon sulla fascia destra. Così dovrebbe essere il Napoli contro il Cagliari. Tornando alla partita col Lecce, facciamo un piccolo pagellone. Ospina nel secondo tempo male, ha fatto due parate importanti, ma su quel rigore ha parecchie responsabilità. Bene Maximovic, Koulibaly. Luperto non ha fatto niente, è andato tardi. Malquint mi è piaciuto tanto, soprattutto in fase difensiva, e ha saltato due o tre avversari come Birilli. Mi è piaciuto Malquint nel secondo tempo. Si dimostra come Malquint sia molto più bravo di Sai, però è troppo sottovalutato. Non mi piace troppo Malquint come giocatore, non sa crossare, lo dico sempre. Ma ha delle qualità di spinta e sa difendere molto bene, è veloce. In Serie A non abbiamo terzini veloci. Gulam bene, molto propositivo Gulam, mi piace tanto. Contro il Cagliari mi piacerebbe vederlo entrare nel secondo tempo. In Champions League, oppure col Brescia titolare, lo vorrei vedere. Mentre al centrocampo bene Fabian Ruiz. Zielinski non l'ho visto straordinario, già, giocando in modo straordinario. Fabian Ruiz mi piaceva tanto. Anche se un po' ingenuo con l'ammunizione, rischiava troppo il cartellino rosso. L'integralista Insigne è bene sul gol di Fabian, però ha perso un pallone sanguinoso in velocità, si è perso poi il controllo. Llorente è straordinario, Lozano non niente di eccezionale, Milik assente. Diciamo grande Llorente che si mostra un grande giocatore, un grande giocatore. È vero che Llorente non sarà giovanissimo, svingolato, però è un giocatore già al top della forma. Gioca per i compagni, è sempre nel momento giusto, nel posto giusto. Ma Llorente è decisivo, è decisivo. Magari non sarà il giocatore più spettacolare da vedere esteticamente, non sarà il giocatore tecnicamente più bravo del mondo, non sarà il miglior centravanti del mondo, però è un giocatore che c'ha la garra, c'ha la cazzimma, sa tirare le ragazze. Avevo questa è una stronzata, Gagit. Sa tirare le ragazze e nel momento giusto sa purgare, la sa buttare dentro. L'ha dimostrato contro il Liverpool, l'ha dimostrato pure oggi, sto facendo una bella doppietta, doppietta, doppietta. E niente, questo finisce qua.
Ho fatto uno sfogo del cazzo perché sono incazzato, perché i servizi fanno cagare, perché il meteo è bruttissimo, il mio wifi ha smesso di funzionare. E però sono contento della vittoria. Ora pensiamo a Cagliari e Tunifa settimanale perché devono scassare a San Paolo e niente. Buoni sei a tutti e che Mara Luisa sia sempre nei vostri cuori. E ciao!